Bentrovati a questa nuova puntata dedicata ai materiali per il restauro. Oggi cercherò di darvi alcune informazioni su un nuovo prodotto denominato MicroC8, una microcellulosa. La prendo un po' larga partendo dal problema generale degli stucchi. Gli stucchi sono dei materiali che vengono utilizzati in tutte le operazioni di restauro. Sostanzialmente su tutti i materiali, ma che non sono mai stati indagati in maniera esaustiva. Uno dei pochi volumi dedicati a questa problematica è il famoso Lacuna della Edifir, che raccoglie gli atti dei convegni che si tennero a Ferrara negli anni 2002-2003. E raccomando questo volume soprattutto per approfondire le valutazioni di carattere etico e metodologico. Chiaramente ogni stucco deve adattarsi al materiale su cui si va a intervenire e quindi ogni stucco presenterà una certa caratteristica preferenziale a secondo anche delle condizioni poi di conservazione del materiale stesso. Ad esempio, sul legno si dovrà tener conto delle variazioni dimensionali che sono associate a quelli che sono i cambiamenti di tipo termico e soprattutto di tipo correlato all'umidità relativa che portano a variazioni della dimensione e soprattutto direzionali del legno su cui si va a inserire uno stucco. La pietra non soffre di questa problematica, ma chiaramente uno stucco che viene inserito in un oggetto lapideo normalmente richiede un'elevata resistenza meccanica e anche un'elevata resistenza a quelli che sono poi i fattori ambientali. Sui dipinti, sempre più spesso viene richiesta una elasticità dello stucco, una flessibilità, nonché chiaramente con perfetta compatibilità con quella che poi sarà l'integrazione pittorica su cui si va a intervenire. Abbiamo quindi anche altri materiali, terrecotte, pitture murali, vetro, ciascuno di questi richiede una specifica proprietà allo stucco. Diamo una definizione. Uno stucco che viene normalmente tradotto in inglese con il termine filler è costituito da una massa. Quindi dei materiali inerti che vengono chiamati bulking agents che hanno come scopo quello di riempire lo spazio, quindi andare a riempire quella che è propriamente la lacuna. Questi agenti cosiddetti bulking vengono tenuti insieme da un adesivo, un binder, e questo adesivo ha la doppia funzione di tenere insieme gli inerti e di vincolare lo stucco al manufatto stesso. Uno stucco normalmente ha una consistenza pastosa, a volte più fluida, a volte invece molto viscosa e deve acquistare una certa durezza in tempi non lunghissimi, in un tempo relativamente breve. Come dicevamo, deve avere delle proprietà adesive non eccessive, come vedremo nella prossima slide, e anche un minimo ritiro per evitare che si debba tornare più volte sulla stessa lacuna per compensare il ritiro che può verificarsi in alcuni casi con l'essiccamento. Chiaramente al termine dell'essiccamento dovrà avere una buona lavorabilità e preferenzialmente caratteristiche di resistenza chimica, quindi inerzia, non produrre dei sottoprodotti che possano danneggiare l'oggetto originale, buone proprietà, di durata, di resistenza. Ci sono anche altre proprietà che, sempre desideriamo, anche se, spesso invece non sono associate a determinato stucco, la facilità d'utilizzo, l'inattaccabilità da parte degli organismi e questo essendo spesso eleganti di natura organica, quasi sempre di natura organica, è un punto che difficilmente riusciamo a ottenere. Infine anche una facilità di colorazione che permette di avvicinarsi alla tonalità del materiale originale e sicuramente semplifica le operazioni di integrazione pittorica.
Parlavamo della proprietà adesiva di uno stucco. Ecco, se uno stucco risulta molto rigido e anche la sua adesione al supporto originale è molto elevata, quindi parleremo di tenacità, se questo viene inserito in un oggetto fragile e che magari come il legno, ad esempio, o come una tela, sono anche destinati a muoversi perché magari conservati in ambienti non idonei, questo causerà una rottura del manufatto stesso. In queste situazioni è meglio orientarsi su uno stucco non strutturale, quindi uno stucco che abbia solo la funzione di riempire la lacuna anche dal punto di vista estetico e che non sia molto adesivo. Quindi, in conclusione, con il movimento del materiale, si deve avere o il distacco o la rottura dello stucco stesso. I materiali che sono stati utilizzati per gli stucchi sono dei più vari. Qui elenco, gli adesivi più utilizzati, storici, come le colle animali e la caseina, quindi adesivi proteici. Gli oli essiccativi, spesso olio di lino associato a BH per velocizzare il meccanismo di presa, le cere e la gomma lacca che non danno degli stucchi di elevata qualità, ma che spesso vengono utilizzati per riempire piccoli, per esempio, fori di sfarfallamento sul legno. E poi arriviamo agli stucchi moderni con i leganti polimerici come gli acrilici e i vinilici. Quindi il classico Vinavil ad esempio, o l'Acquazol. Stucchi molto resistenti, stucchi che normalmente appunto sono strutturali a base di resine possidiche, resine poliestere o poliuretani. E infine stucchi più morbidi, diciamo più reversibili, con forze di adesione non elevate, a base di eteri di cellulosa o l'ultimo arrivato del Funori. A questi adesivi noi possiamo associare come materiali inerti tutta una grande varietà di sostanze minerali, dal solfato di calcio, quindi gesso da doratori normalmente, carbonato di calcio, oppure terre come il caolino, polveri di alabastro, il talco anche, fino ad arrivare a materiali inerti leggeri come la polvere di legno. Naturalmente la polvere di legno, no, con la disponibilità di fibre cellulosiche raffinate come l'arbocel, sono state completamente sostituite e le fibre cellulosiche vengono normalmente affiancate da microsfere cave, quindi microsfere in vetro oppure microsfere di materiale polimerico. In sostanza, possiamo figurarcele come piccole palline dell'albero di Natale se sono microsfere in vetro o piccole palline da ping pong se stiamo parlando di materiali polimerici. La resistenza che avevamo citato prima a proposito di materiale che può muoversi nel tempo impone l'utilizzo di stucchi che abbiano una resistenza meccanica inferiore al materiale originale. In questo caso vi porto alcuni esempi che sono stati utilizzati, in questo caso su una statua lignea cinese che presentava delle fessurazioni molto importanti e qui potete vedere sulla destra il riempimento delle lacune tramite lo stucco basite, che è uno stucco a base fossilica, studiato proprio per non presentare l'elevata resistenza meccanica che possiamo osservare, per esempio, nella Araldite 427. E con queste integrazioni, l'eventuale movimento del legno di questa statua, nel caso, per esempio, di una perdita di controllo dei parametri termoelettrici, non causerà la rottura del legno originale, ma causerà la rottura dello stucco stesso. La stessa operazione è stata ripetuta su una statua lignea proveniente dal Sud America, da una ex colonia spagnola. Anche qui le fessurazioni erano di notevoli dimensioni
e sono state riempite tramite balsite che poi è stata integrata cromaticamente. La balsita è stata usata anche nel caso di tavole lignee di altissimo pregio, come gli sportelli del trittico di Benedetto Portinari di Memling, o nel polittico di Peghera di Palma al Vecchio. Ci sono le relative pubblicazioni per chi volesse approfondire il restauro. Arriviamo a quelle che sono alcune formule che sono state proposte come alternative agli stucchi classici tradizionali a gesso e colla. Una prima formulazione proposta nel 2006 dall'Opificio di Pietredure prevedeva l'utilizzo di Arbocel BW40, ovvero la più fine delle tre Arbocel disponibili, tenute insieme da Clusel G e Plextol B500. Una modifica di questa formulazione è stata poi proposta dalla Vinaria Reale per un lavoro che è stato poi presentato al convegno Lo Stato dell'Arte 13 del 2015. In questo caso l'elegante era una miscela di Clusel G e Funori, quindi si trattava comunque di uno stucco a base acqua, e grazie a uno studio sempre condotto dalla Vinaria Reale è stato poi nel 2017 proposto sempre al Congresso dello Stato dell'Arte anche uno stucco a solvente, dove elegante invece era Paraloid B72 al 20% in butil acetato. Se notate, le percentuali di Arbocel si aggirano sempre tra il 23 e il 25%. Aggiungo anche che l'Arbocel BW40 è contenuta anche all'interno della balsite, che invece è uno stucco con legante possidico. Arriviamo quindi alla microcellulosa. In questa slide vedete il confronto tra le tre tipologie di Arbocel. Come vedete, si tratta sempre di fibre cellulosiche con elevatissimo contenuto di cellulosa, 99,5% circa, un pH circa neutro, un indice di bianco molto elevato, 86. E la lunghezza delle fibre che distingue le tre tipologie va dai 200 micron fino ai 700 micron. Ora, se andiamo a considerare quella che è la microcellulosa, quindi la microCO8, vediamo che la lunghezza delle fibre, mentre gli altri parametri sono sostanzialmente identici, la lunghezza delle fibre è quella che si discosta fortemente rispetto alle altre tipologie di fibre cellulosiche. Qui la lunghezza è di soli 8 micron contro i 200 della BV40, che era appunto considerata la più fine delle fibre cellulosiche. Ecco che con questa finezza di questa fibra cellulosica molto particolare, che appunto abbiamo voluto chiamare micro CO8 per distinguerla, potremmo andare a creare nuovi stucchi, magari con una migliore stendibilità, con un minor ritiro rispetto a quelli già testati, già pubblicati. Vi invito quindi a non prendere in maniera pedissequa quelle che sono le, chiamiamole, ricette pubblicate, ma di testare le nuove formulazioni adattandole a quelle che sono i vostri materiali. Ringrazio a tal proposito Julie Guilmette e Cristina Merelli che hanno per prime testate questa microcellulosa, arrivando, sono restauratrici del settore carta, entrambe sono arrivate a ottenere uno stucco con una buona stendibilità, un'ottima presa del colore acquerello, miscelando la microCO8 in una soluzione al 4-5% in acqua di tilosa MH300. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per il prossimo webinar sui materiali per la conservazione. Grazie.